Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di lui, l'ultimo arrivato in casa ZLRC, l'evoluzione dell'SG 906, cioè l'SG 908. Questo drone che è solo un'evoluzione, un aggiornamento della versione 906, che comunque ha dato tante soddisfazioni a chi l'ha acquistato, ovviamente quando parliamo di droni low cost. Questo drone che attualmente è ad un prezzaccio, vi lascio il link in descrizione, costa poco più di 100 euro ed è stato migliorato per quanto riguarda appunto alcuni particolari della fotocamera. Adesso andiamo ad aprirlo e a vedere com'è e tiriamo le prime considerazioni, anche perché non l'ho ancora aperto. Quindi andiamo ad aprire la confezione, la solita confezione per quanto riguarda tutti gli SG 906, 906 Pro 2, Pro Max. La confezione è bene o male la stessa, cambia l'immagine e la scritta. Quindi qua troviamo subito la borsa, che poi è la stessa borsa di trasporto che abbiamo anche per la versione 906 Pro Max, che è questa. Infatti l'ho messa qua apposta perché volevo vedere se era la stessa borsa. In effetti è la stessa, cambia solo il logo, che qua è bianco, qua invece è solo inciso del colore della borsa. Poi andiamo ad aprire il cellophane, come vedete non l'ho ancora aperto. Anche la borsa è più scura, è molto più nera, non so se vedete i due contrasti, questa è grigia, questa è nera, ma è molto molto simile. Allora andiamo ad aprirla subito perché sono curioso di vedere com'è e cosa è cambiato, anche se in realtà dovrebbe essere cambiato davvero poco, è solo un aggiornamento o un miglioramento di quello che è già comunque un drone secondo me molto performante per il suo prezzo. Allora qua abbiamo il controller che è ancora uguale a quello della versione 906 Pro, Pro 2, quindi quella serie, mentre il Pro Max non so se vi ricordate quando ve l'ho fatto vedere nella recensione, nell'unboxing, aveva già il controller diciamo diverso, o meglio un controller nuovo. Qua invece troviamo ancora il controller della versione 906 classica, che è un controller che va benissimo, però ha, se vogliamo, di contro il fatto che dobbiamo introdurre tre batterie stilo, mentre in questo abbiamo le batterie ricaricabili incluse. Poi qua abbiamo un display secondo me molto più carino ed intuitivo, mentre qua un display più piccolino e più minimal, però dal punto di vista dell'utilizzo simili, molto molto simili. Però comunque ragazzi, calcolate che questo drone attualmente è venduto a poco più di 100 euro, vi lascio il link in descrizione perché merita secondo me a questo prezzo, per chi vuole acquistare un drone e divertirsi senza spendere cifre astronomiche e avere dei risultati accettabili anche dal punto di vista video e foto. Quindi il controllo, come vi ho detto, è solito, quindi i soliti tasti di accensione, fotocamera, videocamera, return to home, i soliti tasti qua dietro per muovere il gimbal, cosa che odio per quanto riguarda i droni della ZLRC, che continua ad implementare nei suoi radiocomandi sempre questi tasti per la regolazione del gimbal, che odio profondamente, cioè molto meglio la rotella. Comunque ragazzi, il prezzo è basso, accontentiamoci. Poi qua abbiamo i due tasti anche per fare lo zoom della fotocamera, perché questa fotocamera può zoomare, ovviamente tutto nel limite dell'accettabile, ricordatevi che costa davvero poco. Poi qua abbiamo il drone, il gimbal, o meglio il copri gimbal è già venuto via. Andiamo a guardarlo un po' più da vicino e capire cosa è cambiato e cosa diciamo ha in più questo drone rispetto alle versioni precedenti. Quindi vado a spellicolarlo, come vi ho detto non l'avevo ancora aperto, ed eccolo qua, quindi via la pellicola. Il drone è praticamente molto molto simile al 906, il suo peso è di circa 530 grammi pronto al volo, quindi un po' più leggero del 906, però comunque pesa più di 500 grammi. Minutaggio di volo parliamo di 28 minuti dichiarati, gli stessi del 906 Pro 2 per intenderci, anche perché la batteria dovrebbe essere la stessa, infatti è 7,6 volte 3400 mAh, cioè la stessa batteria che abbiamo nel 906 Pro 2, Pro Max, Pro, tutti i 906. Rispetto alla versione precedente è stata migliorata la fotocamera, sempre stabilizzata meccanicamente su tre assi, con l'aggiunta anche della stabilizzazione elettronica, ma il miglioramento è nel sensore, che è stato implementato un nuovo sensore Sony e delle nuove lenti che dovrebbero migliorare la qualità della fotocamera. Pur rimanendo un drone low cost, comunque dovrebbe avere ricevuto un miglioramento dal punto di vista qualità video.
Poi il discorso dell'integrazione della stabilizzazione elettronica con il gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi è da provare, nel senso che tante volte è meglio disabilitare l'opzione della stabilizzazione elettronica, che magari potrebbe creare più problemi che lasciandola attivata, ma questo poi lo vedremo nella prova in esterno, quando appunto andremo a provarlo. Poi nella parte inferiore, come tutti gli SG906, abbiamo l'optical flow che ci permette di avere un drone molto stabile in hovering, e poi ci permette anche di usare questa telecamera sia per stabilizzare il drone in volo che per fare riprese video con questa fotocamera. Questa fotocamera è switchabile, quindi possiamo passare dalla fotocamera frontale, quindi quella stabilizzata su tre assi, a questa fotocamera che abbiamo sotto al drone per fare riprese particolari. Ovviamente la qualità di questa fotocamera non è un granché, però è un qualcosa secondo me di particolare che hanno questi droni SG906 908. E in più abbiamo questo foro qua nel case, che non so a cosa serva, ve lo cerco di farvelo vedere, devo ancora capire a cosa serve, anzi lo vedo anch'io adesso per la prima volta, perché come avete visto la confezione era chiusa, quindi non l'avevo ancora aperto, quindi devo scoprire a cosa serve questo foro qua sotto. Lo scopriremo magari in volo o nelle prossime ore magari riesco a scoprire a cosa serve. L'applicazione da utilizzare con questo drone è la XEL Pro, disponibile ovviamente sia per iOS che per Android, questa applicazione che ci permetterà di fare un po' tutto, perché comunque questo drone ha tante funzioni, ha return to home, ha il waypoint, ha il point of interest, quindi gira intorno al punto di interesse, ha l'active track, quindi tante funzioni che proveremo per vedere se sono migliorate rispetto alle versioni precedenti o se è rimasto uguale da quel punto di vista, quindi tutte cose che vedremo nella prova in esterno. Quindi ragazzi, cosa dire, il drone è un'evoluzione, ma è un'evoluzione che secondo me piccole cose che potrebbero avere dato un qualcosina in più ad un drone che nella sua fascia di prezzo si rimane sicuramente un ottimo acquisto per chi non vuole spendere tanto, per chi vuole avere comunque un drone che vola bene, che è sicuro nel volare, stabile, e con questi piccoli accorgimenti dovrebbe essere migliorato appunto la qualità video per un discorso di sensore e lenti. E poi nella confezione non ci rimane che aprire l'ultima scatoletta, che è quella dove in teoria, come tutti gli SG906 e non solo, comunque tutti i droni della ZLRC, abbiamo le eliche di ricambio, ma soprattutto abbiamo una cosa che a me piace sempre tanto, che è utilissima secondo me, questo, cioè tutti questi libretti, come vedete sembra quasi un mazzo di carte, ma sono tutti libretti, ognuno con una lingua, ed è una cosa secondo me banale, ma che viene davvero utile a chi acquista questo drone, perché ragazzi guardate, abbiamo tutte le lingue, ovviamente compreso l'italiano, e avere tutti questi libretti separati è una cosa semplice, ma che sicuramente è molto da apprezzare. Quindi tutti questi libretti noi li possiamo accantonare e tenerci solo lui, quello della lingua italiana, che poi è ben fatto, è ben spiegato, quindi tutte le funzioni, tutte le diciamo configurazioni da fare, quindi la calibrazione della bustola, la calibrazione dell'IMU, tutte queste funzioni che ormai siete abituati a fare con tutti questi droni low cost che si fanno in maniera semplicissima muovendo gli stick in determinati movimenti, si va comunque a calibrare sia la bustola che l'IMU. È tutto, è spiegato benissimo, ma davvero benissimo, in questo libretto di istruzioni, ed è subito comprensibile anche per chi non ha esperienza con droni di questo tipo o con qualsiasi altro tipo di drone. E una cosa che volevo fare era il confronto estetico con l'SG906 Pro Max, quindi la versione, se vogliamo, quella con il sensore sopra, che poi era uguale a 906 Pro 2 dal punto di vista del drone, e devo dire che il drone è molto molto simile, però è un pochino più snello forse qua e anche qua, diciamo mantiene la stessa linea, anzi ve lo metto qua sotto magari li vedete meglio, mantiene se vogliamo la stessa linea estetica, però un po' più magra, infatti anche il peso è molto molto differente, qua mi sembra che raggiungevamo quasi gli 800 grammi o i 900 grammi, adesso non mi ricordo, comunque era molto più pesante. Qua invece abbiamo un drone molto molto più leggero, come vi ho detto 530 grammi, quindi ci sono circa 300 grammi di differenza fra questi due droni, ed è tanta tanta differenza
differenza di peso che boh, non so dove l'abbiano tolto tutto sto peso, anche perché la batteria è la stessa, quindi non lo so, è da scoprire come volerà questo drone essendo molto più leggero, dove hanno limato via tutto questo peso, perché ne hanno tolto davvero tanto, devo dire. Poi un'altra cosa che è sparita è l'antenna. Qua abbiamo l'antenna esposta, vedete come in tutti i 906 proprio 2, tutta la serie 906 aveva questa antenna esposta, mentre qua l'antenna non c'è. Non so dove l'abbiano messa, non so dove sia, sarà dentro o in un braccetto o non lo so. Comunque l'antenna non è più esposta, mistero della ZLRC. Vediamo la fotocamera se è cambiata esteticamente. Aspettate che chiudo i bracci così riesco ad avvicinarli meglio uno all'altro. Allora, i bracci sono durissimi, è una cosa importante, perché comunque meglio duri che troppo molli, che si rischia che si vadano a chiudere o creare vibrazioni in volo. Quindi duri. A vedere così, la telecamera è la stessa, molto simile, anzi praticamente identica dal punto di vista estetico, quindi il cambiamento dovrebbe essere solo un discorso di sensore e di lente. Quindi ragazzi, adesso non resta che provarlo per capire come vola, se è rimasto, sebbene sceso di peso, sia rimasto un drone comunque affidabile, performante, stabile in volo, è tutto da scoprire. Quindi ragazzi, supponendo di aver detto tutto giusto, perché comunque anch'io ho aperto la confezione adesso, quindi non so se ho detto tutte le cose correttamente, e soprattutto per quanto riguarda questo foro qua sotto, che non è che si capisca molto che cosa c'è all'interno di questo buco, quindi ragazzi adesso non resta che provarlo e capire come vola questo ZLRC SG908 CAN, questo drone che è stato rinnovato rispetto alla versione 906, sia nel peso, nel design un po' più snello e con una fotocamera in teoria migliorata. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, tante prime di quello che arriva qua sul canale o che arriverà qua sul canale, tanti spoiler, quindi magari anche qualche anteprima su di lui prima che arrivi qua su YouTube. Quindi se vi va seguitemi su Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!